Ben trovati. Questo è l'ultimo numero di Social News dedicato alle cellule staminali, alla ricerca. Facciamo il punto su come procede la ricerca. Abbiamo registrato qualche cosa di molto interessante che Social News Auxilia ha preparato e svolto in Piazza Ortis a Trieste. Sentite queste dichiarazioni, fanno un po' pensare. Comunque questo numero delle cellule staminali è anche visibile su internet sul sito socialnews.it. Facciamo partire queste dichiarazioni di Marino Andolina, uno degli specialisti a livello nazionale e un nome su cui penso nessuno possa discutere. Non avrebbero potuto fare nulla, perché la legge glielo avrebbe probabilmente impedito, perché oggi abbiamo il problema, oltre che dei finanziamenti ovviamente, dell'industria eccetera, anche una serie di regolamenti imposti dall'Europa o dalla Food and Drug americana, che limitano fortemente la ricerca, l'applicazione umana della ricerca. Cioè quello che, se io avessi fatto i primi trapianti, li ho fatti i primi nel 25 anni fa, con le regole attuali non li avrei fatti mai, perché avrei dovuto riempire alcuni chili di carte per chiedere i permessi a questi e a quelli. Io non, riempire moduli proprio non ce la faccio. Quindi la burocrazia adesso sta uccidendo realmente la ricerca. La ricerca pura rimane. Noi abbiamo in mano la risposta a molte malattie ormai, malattie rare, malattie anche meno rare, appunto la sclerosi multipla, ma se la applichiamo nella clinica rischiamo di andare in prigione, cioè violiamo la legge, perché non abbiamo quell'approvazione che richiede anni di tentativi, di carte su carte su carte, di firme, di burocrati, di gente che di solito, non lavorando, controlla il lavoro degli altri. Per le cellule staminali questa è la tragedia europea, la tragedia dei paesi ricchi. I pazienti che potrebbero essere curati con le cellule staminali stanno andando in Thailandia, in Cina, in paesi dove non esistono le regole europee, dove vengono curati per somme altissime, diciamo oltre i 30.000 euro, e ottengono dei risultati anche parziali, perché ovviamente i controlli in quei paesi sono meno sicuri che da noi. Quindi quello che io potrei fare nel mio lavoro, anzi che faccio nel mio laboratorio, ma non posso applicare nell'uomo, mi costerebbe 10-20 mila euro di attrezzature. La legge dice che invece devo spendere 2-3 milioni di euro, perché devo costruire attorno a queste cellule un laboratorio ad una raffinatezza incredibile, che è quello che si impone le ditte farmaceutiche che producono le fiale endovenose, in cui ovviamente non può entrare nessun microbo. Quindi bisogna entrare con degli scafandri come astronauti in stanze sterilissime, quindi sono investimenti milionari che parrebbe che diano vantaggi solo le multinazionali, che possono investire in questi termini. Quindi la ricerca sulle cellule staminali adesso sta passando in mano a grosse ditte, la prima è americana, che ha una filiale in Europa, che hanno l'accreditamento europeo. Quindi se io uso le cellule staminali che ho nel mio frigorifero oggi, mi prendo un avviso di garanzia. Cioè, c'è una collega in un'altra città d'Italia che ha curato dei casi di SLA, di SLA, la malattia dei calciatori, eccetera, li ha curati e si è preso l'avviso di garanzia dopo averli guariti. Quindi è una situazione che ricorda quella del 1500 dei processi a Galileo. Cioè ci sono veramente le persone che lavorano e la Santa Inquisizione che controlla se quella firma è stata messa. Siamo coperti da questo sistema. Le cellule staminali non possono viaggiare con me, devono viaggiare con un corriere accreditato. Cioè io una volta facevo trapianti per Pavia, per Genova, portavo il midollo con la mia macchina su e giù e trapiantavo i pazienti dove non sapevano trapiantarli. Adesso una provetta che mi è arrivata da Monza con cellule staminali è dovuta arrivare con corriere extracomunitario, dalla pronuncia, diciamo di non alto livello, con la sua macchina, anzi no, col treno forse, con un bidone grande così, in cui aveva però tutti i timbri, l'accreditamento delle autorità, costato 600 euro una provetta di trasporto, e questo era legale. Se lo facevo io, laureato, esperto di cellule staminali, avrei violato la legge. Quindi siamo in una fase incredibile, paradossale e tragica, in cui la ricerca in questo campo, fattibile oggi
fattibile ieri, non domani mattina, viene paralizzata da queste limitazioni legali. Le cellule staminali adulte, non quelle embrionali che i cardinali vieterebbero, ma le cellule staminali adulte che possiamo prelevare addirittura dal nostro grasso, facile, o da un pezzo d'osso. Siamo pieni di cellule staminali, Io credo che molti donerebbero volentieri un po' di mulz. Potremmo togliere